Questa mattina presentate alla stampa un corposo dossier sulla raccolta differenziata ad Agrigento. Parlate di una gestione fallimentare da parte del comune di Agrigento, dell'amministrazione Micciche. Perché queste accuse? Noi abbiamo aspettato un anno e mezzo per vedere cosa succedeva, perché ci è sembrato corretto e giusto dare questo tempo per vedere se si cambiava effettivamente rotta. Ieri ho ascoltato il sindaco d'Agrigento in una registrazione di un intervento fatto in una scuola in cui diceva che la città oggi è sporca e però c'è il grande successo della differenziata che è arrivata al 72%. Questa è veramente un'affermazione che crea un po' di disappunto, perché quando c'era la nostra gestione la città era più pulita, eppure loro hanno impostato una campagna elettorale tutto sulla città sporca. Il 72% di differenziata l'abbiamo raggiunta noi e da un anno e mezzo non c'è stato nessun incremento, uno stallo di questo impegno ad arrivare al 90% così come avevamo fatto noi. Dopodiché abbiamo individuato tutta una serie di situazioni che riguardano le mancate contestazioni fatte alle aziende per le inadempienze che sono state fatte. Noi abbiamo fatto delle sanzioni anche notevoli al gestore per quanto non operava correttamente e per tante cose non ha operato come doveva operare. E soprattutto noi abbiamo individuato una situazione che è veramente importante da portare avanti. Le tonnellate di spazzatura raccolte e portate a discarica nel comune di Agrigento, grazie all'impegno che abbiamo sviluppato nel corso di 2 anni e mezzo, oggi sono arrivate da 32.000 a 25.000. C'è stata una riduzione di 7.000 tonnellate di rifiuti raccolti. E questo perché c'è una selezione nei rifiuti dovuta all'alta percentuale della differenziata. A questo punto si può applicare una norma del codice degli appalti che consente la diminuzione del quinto d'obbligo, cioè si consente di diminuire l'ammontare dell'appalto di circa 1,5 milioni di euro che potranno essere destinati all'aumento degli addetti allo spazzamento e alla scerbatura e potranno essere destinati all'aumento delle ore di lavoro degli operai che sono attualmente addetti allo spazzamento, che passerebbero da 4 ore a 6 ore. Su questo si può misurare la capacità di questa amministrazione comunale, ricordando che noi nel passato abbiamo contrastato una richiesta di aumento dei costi del servizio di 1.900.000 euro, avanzata anche in sede legale dall'azienda che gestisce il servizio, perché erano aumentate di 8.000 le utenze fiscali ad Agrigento grazie alla nostra lotta all'evasione. Abbiamo contrastato questa cosa rischiando anche di persona, perché in una delle lettere fatte dall'avvocato c'era scritto chi si metterà di traverso rispetto a questo problema ne potrà rispondere anche in termini personali, ma non avevamo assolutamente esitazione perché sentivamo di essere nel giusto. Adesso il problema si è invertito. La giustezza delle posizioni è quella del comune, sono 7.000 tonnellate in meno di rifiuti raccolti, l'appalto deve essere ridotto di 1,5 milioni di euro. In che condizioni versa la città dal punto di vista ambientale? Sicuramente in condizioni peggiori rispetto a come era quando io ho lasciato l'incarico. Il termometro di questa situazione è proprio l'isola ecologica. Io avevo fatto grandissimi sforzi, investendo anche in termini personali con la mia indennità di assessore, per cercare di rabberciare una piccola isola ecologica in piazza L'Amalfa che funzionava bene o male e rendeva un servizio che poteva anche essere considerato dignitoso. Oggi l'isola ecologica che è stata trasferita a Fontacazzo è un letamaio vero e proprio, è fonte di infezione con violazioni di decine di norme di legge anche di carattere penale. Questo è il metro di com'è la situazione oggi nella città dal punto di vista della gestione del servizio di nettezza urbana, assolutamente abbandonato a se stesso, senza nessun intervento coordinato e programmato, con piccole cose che vengono fatte solo dopo che l'esasperazione delle persone e le segnalazioni alle persone hanno creato la necessità urgente di dare una risposta, se no si perde la faccia completamente.